si registrerà la conferenza. E quindi niente, buonasera a tutti, vi saluto. Ancora una volta ci ritroviamo qui per farci una chiacchierata su tematiche interessanti, importanti e con degli ospiti di rilievo, nel senso che sono degli esperti, degli argomenti che vengono scelti e selezionati dalla nostra coordinatrice, dalla coordinatrice di venerdì del Castelví, la professoressa Frontera, che ringrazio ancora per l'impegno che sta dedicando a questa iniziativa. La speranza, ecco, è quella di almeno quest'anno, speriamo, incrociamo le dita, magari di fare uno degli ultimi incontri in presenza, sempre che ci sia questa possibilità. È vero anche che noi non abbiamo rinunciato neanche quest'anno a ritrovarci, perché comunque la tecnologia ci consente di essere sempre, di stare in contatto con noi, dedicare del tempo importante per chi vuole in qualche maniera approfondire delle tematiche interessanti, come quella di stasera. Partecipano gli studenti del Castelví, partecipano i docenti del Castelví, però l'invito viene rivolto a tutta la cittadinanza, alle altre scuole, agli altri docenti che vogliano interagire con noi. Questo è lo spirito del venerdì Castelví, una discussione aperta dove tutti possono fare le loro domande. Per gli studenti che partecipano stasera del triennio c'è anche la possibilità a fine incontro di registrarsi nel foglio di Google, che nel modulo che metterò nella chat, per segnare la loro presenza, perché la loro presenza varrà appunto come partecipazione ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Detto questo, ringrazio Don Gaetano a nome di tutta la scuola e do la parola a Gemma Prontera, che come ogni volta farà la sua introduzione all'ospite e al tema affrontato stasera. Grazie a tutti. Grazie, buonasera. Io prima devo fare dei ringraziamenti. Innanzitutto ringrazio tutti quelli che sono collegati, siete 137, quindi grazie per l'attenzione. Un grazie al dirigente perché nonostante la scuola sia in questo momento oberata di lavoro, riesce a dedicare del tempo ai venerdì del Castelví. È un tempo molto prezioso perché è un vero e proprio supporto, non solo tecnico, ma anche organizzativo. Quindi lo ringrazio di cuore perché mi rendo conto di quanto sia difficile in questo momento conciliare tutte le incombenze burocratiche con altri aspetti della scuola. Un grazie ovviamente a Don Galia. Don Galia è un personaggio molto noto, non solo perché abbiamo avuto il piacere di averlo altre volte ai venerdì del Castelví, ma perché Don Galia è conosciuto ampiamente a Sassari. Per chi ancora non lo conoscesse, ricordo che è un pedagogista, un educatore, è il cappellano del carcere di Bancali e soprattutto, o non solo, è anche il fondatore di un'associazione di volontariato salesiano che è il Sogno. Quindi è sicuramente la persona più giusta, considerata la sua lunga esperienza sul campo, per parlarci stasera di volontariato, come inteso come solidarietà, ma anche come servizio civile e sociale. Quindi io non ho altro da aggiungere perché ribadisco, conosciamo tutti Don Galia e gli do subito la parola. Grazie e buonasera. Buonasera a tutti. Anch'io volevo ringraziare innanzitutto il dirigente perché è sempre gentile e disponibile e molto, davvero molto attivo all'interno della scuola, ma anche con questi eventi che favoriscono molto la relazione tra la scuola e la società civile, che è un elemento importante. E chiaramente
Ringrazio la professoressa Gemma Pantera perché davvero in questi anni è sempre stata molto attenta e sensibile a una varietà di tematiche molto interessanti che sono sicuramente utili per gli studenti. E detto questo, mi inoltro immediatamente sul tema di questa sera, che ritengo un tema molto, molto, molto interessante, ma anche molto importante. Avete detto che sono penso di essere ecco non la persona ma ci sono tantissime persone in città e in tutta la nostra isola che avrebbero fatto ugualmente bene perché il volontariato ha veramente tante espressioni, tante persone, tante personalità, tanti oggetti su cui lavorare. Vorrei partire da una premessa molto molto semplice. Io stasera vi presenterò come vedo io l'ideale del volontariato, per cui vi pregherei, man mano che esprimo i miei pensieri, di non andare subito a criticare pensando a come voi lo conoscete per le esperienze che avete fatto. Purtroppo il volontariato è bellissimo. È serio e professionale, però ha anche tante pecche, tanti limiti. Però dobbiamo avere chiaro, ecco, è importante avere chiari quali sono i principi, le finalità, l'etica che c'è dietro il volontariato. Mi piacerebbe dialogare con voi questa sera su questo ideale. Poi sui limiti è come quando parliamo della famiglia, non esiste la famiglia ideale, però abbiamo in testa quali compiti può avere la famiglia, che è quella proprio di amare i propri figli e indirizzarli verso il loro futuro, poi con tutte le pecche che abbiamo sempre. Ecco, una premessa importante. La seconda premessa che faccio, siccome partirò da una parabola del Vangelo di Luca, vi chiederei di non chiudere subito chi non è credente, so che non lo farete. Però mi ispiro molto a un uomo di grande cultura che è Massimo Recalcati, un grande psicanalista che è laico e che spesso utilizza brani della Bibbia da cui poi partire per cogliere alcuni aspetti umani. Ecco, è la stessa cosa che vorrei fare io questa sera, partire dal brano del Buon Samaritano, che diciamo che è l'icona, no? del volontariato. Tenete conto che alcune espressioni che anche dal punto di vista culturale, sia nel mondo, anche nel mondo laico, vengono proprio prese da questa parabola. Quando si parla di prendersi cura, è la stessa frase che utilizza il Vangelo di Luca, oppure quando si parla di prossimità, è lo stesso modo di parlare di Luca quando parla di prossimo. Quindi mi piace sempre inserire il mio punto di partenza che è religioso. Ma per andare a incontrare ogni persona, perché il punto di incontro non è mai la religiosità o la fede, è l'umanità. Allora, questa sera ci incontriamo tutti su alcuni valori di tipo umano, perché sull'umanità mi sono accorto nella mia esperienza che ci si incontra quasi sempre tutti. Dico quasi sempre perché poi non tutti hanno le stesse sensibilità. Quindi volevo partire proprio da questo brano, no? Il brano del Buon Samaritano. E da qui poi cogliere alcune informazioni, dedurre alcuni elementi che ci possono essere utili, che possono essere utili a tutti noi. Allora, intanto un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e disse: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli dice: Cosa sta scritto nella legge? Cosa vi leggi? E risponde: Amerai il prossimo tuo, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore. E il prossimo tuo come te stesso. E Gesù rispose: Bravo, fai questo e vivrai. Ma volendosi giustificare, poi disse: Ma chi è il mio prossimo? E Gesù riprese. Allora, ecco il punto cruciale da cui prendiamo alcuni elementi. Un uomo scendeva da Gerusalemme verso Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso passò un sacerdote in quella medesima strada. Quando lo vide,
passò oltre dall'altra parte. Poi anche un levita giunto in quel luogo lo vide e passò oltre. Scusa, Don Gaetano, scusa se ti interrompo, devo raccomandare di chiudere i microfoni, è disturbato l'audio perché c'è qualcuno che ha il microfono aperto. Per favore controllate i vostri microfoni, che siano tutti chiusi, altrimenti si sente poco bene, invece l'audio va bene. Grazie, scusa sì. Don Gaetano. No, no, ti ringrazio, volevo dirlo anch'io perché sentivo dei piccoli disturbi. Sì, se molto cortesemente li chiudete tutti i microfoni, poi li riapriremo poi nel dialogo al termine del mio intervento. Quindi vi dicevo, quest'uomo che scendeva da Gerusalemme viene, come dire, in capo nei briganti, lo spogliano, cioè un sacerdote passò, un levita passò, invece un samaritano che era in viaggio, poi vi spiego con calma alcuni termini che sono importanti, passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione, gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino, poi lo caricò sul suo asino e lo portò in una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. E poi Gesù chiede chi è il prossimo. Allora, intanto vorrei farvi questo brano, poi voi vi chiederete perché Gesù l'hanno messo in croce, ma perché andava contro il potere costituito, quindi fa passare un sacerdote del Tempio, un levita, che erano un po' gli studiosi della Bibbia, e poi fa passare un samaritano. I samaritani erano coloro che erano i peccatori, gli esclusi, gli emarginati, quelli che si erano contaminati con tutto con le popolazioni straniere. Quindi una persona che creava disgusto agli occhi della maggioranza. Era un emarginato. Chi è che mette in risalto Gesù? Proprio questo emarginato. Voi capite che chi sentiva queste parabole ribolliva dentro dalla rabbia, dal fastidio, dalla incoerenza che Gesù metteva in evidenza. Allora, alcuni elementi, partiamo proprio da alcuni elementi umani. Un uomo scende da Gerico e un samaritano, due personaggi che non si conoscono, due personaggi che non hanno un nome per il Vangelo, quindi due personaggi che si incontrano semplicemente nella necessità reciproca di volersi aiutare. Guardate che è un elemento. Per il volontariato questo è un elemento molto molto importante, quindi non lo conosceva, non era un parente, non era un connazionale, non era un compagno di partito, non aveva la stessa religione, una persona che ha un bisogno. Allora, il primo elemento del volontariato deve essere necessariamente questa propensione a vedere gli altri non tanto nella simpatia, nella vicinanza di pensiero, nella vicinanza culturale, religiosa, ma una persona come valore assoluto, che in quel momento ha bisogno di te e in quel momento ti rendi conto di far parte di un'unica famiglia umana. Ecco perché vi dicevo all'inizio che neanche nella religione molto spesso ci si incontra, ma nell'umanità sì, perché ci sono molti religiosi come il sacerdote e il levita, che per una serie di regole, probabilmente la persona percossa aveva del sangue, il sacerdote non toccava del sangue per non essere reso impuro. Il samaritano non si fa di questi problemi. Il samaritano quindi poi ha compassione. Guardate che bello questo termine, che in certi momenti noi utilizziamo in senso un po' dispregiativo. Ma la compassione è il patire insieme, il soffrire insieme, il condividere la stessa sofferenza, il capire che quella persona che era a terra aveva necessità della tua presenza. Adesso vi invito, mentre io descrivo questo, di pensare a tante necessità che noi incontriamo. Anche partendo dalle necessità anche più vicine a noi, attenzione, perché una cosa è fondamentale, il rischio grosso nostro è quello di fare volontariato all'esterno e non accorgersi, che ne so, dei nostri genitori anziani, dei nonni anziani, di un vicino di casa anziano.
Perché questo è anche molto, molto, molto importante. Quindi ebbe compassione. Come lo fa questo gesto? Lo fa con gratuità e senza nessun interesse, senza un tornaconto. Come poteva capire che quella persona era ricca e avrebbe potuto risarcirlo? Non lo poteva mai capire. Era per terra, era in difficoltà, era in una situazione proprio down, come diciamo oggi. Lui lo vede e vede essenzialmente il bisogno, la necessità. Si butta a capofitto verso quella necessità, senza cercare nessun contraccambio. Un altro elemento del volontariato deve essere chiara, deve essere chiaro questo. Quando si fa volontariato, tutti gli interessi devono sparire. E se hai la tentazione interna che qualche interesse c'è, lo devi eliminare quanto prima. Quarto elemento, il volontario è uno che non ha paura di infrangere, diciamo, delle convenzioni sociali, non la legalità. La legalità va sempre rispettata. Ma le convenzioni sociali, quello in cui crede la maggior parte della gente che sia giusto, non sempre per un volontario che vede il bisogno, la necessità, è un qualcosa che deve essere rispettato al 100%. Per fare il volontario devi essere un po' deviante. Devi essere un po' anticonformista. Devi lasciar perdere ciò che pensano gli altri su di te, il giudizio degli altri su di te e immergerti totalmente nella necessità delle persone, dell'attività che tu stai facendo. Un altro elemento è la capacità di saper rischiare. Una persona che sanguina, una persona che non conosci, una persona che potrebbe anche rivelarsi negativa nei tuoi confronti, è il rischio del volontario. Noi l'abbiamo sperimentato tante volte nella nostra vita, ma quante volte abbiamo aiutato delle persone, lo dico per esperienza, e poi quelle persone o hanno detto qualcosa di male nei tuoi confronti o hanno interpretato male quello che tu gli hai detto per aiutarlo, o comunque poi hanno, come dire, fatto qualcosa di negativo nei confronti. Il rischio c'è sempre. Ma quando uno ama, quando uno vede il bisogno dell'altra persona, queste cose se le mette dietro le spalle. Il suo obiettivo è l'aiuto. E si può sbagliare mille volte, ma quante volte le persone ci hanno chiesto dei soldi e ci hanno imbrogliato? Ma qual è il problema? Non è un problema nostro, è un problema della persona che ha imbrogliato. Non possiamo ogni volta, perché questo è un altro fattore che io, per esempio, non condivido. Queste analisi, queste ricerche, ma ne ha bisogno veramente? Ma lui poi se usa i soldi per questo? Sì, un po' di attenzione ci vuole perché dare dei soldi a un tossicodipendente, dare dei soldi a un ludopatico non è un gesto di volontariato o di compassione o di aiuto. È un incentivare un disagio, una patologia che la persona ha. Quindi è chiaro che sto dicendo, sicuramente dobbiamo essere attenti, però neanche esagerare, perché poi queste nostre ricerche, le persone muoiono di fame, le persone muoiono di freddo. È più importante rischiare di sbagliare che far morire le persone lungo la strada per necessità, perché tu stai ancora controllando, ricercando se quella persona ha veramente bisogno del tuo aiuto. Il volontario molte volte lascia perdere, va bene. Ripeto, chi viene imbrogliato non è il volontario, chi si deve sentire in colpa non è il volontario, è la persona che utilizza quell'aiuto del volontariato e non ne ha bisogno. Un altro elemento importante è proprio l'amore incondizionato, senza condizione. Non è che gli è stato detto io ti aiuto se poi, non so se vi ricordate, me lo ricordo da ragazzo che per giocare a pallone, per andare al cinema, dovevamo andare alla Santa Messa. Questo si faceva negli oratori. Era un modo di fare che a quei tempi andava bene, nessuno lo mette in discussione. Però vedete che c'era un condizionamento, una condizione. Io ti do il cinema, ti faccio giocare, ma tu devi partecipare a. Il volontario non mette nessuna condizione, assolutamente. E deve far percepire all'altra persona che lui non è interessato a nessuna condizione. Se poi riesce a educare la persona alla riconoscenza, a saper dire grazie, questo è un elemento che però non gratifica il volontario,
ma fa parte di un percorso educativo che è corretto fare nei confronti di tutti. Oltre a questo, non chiede nessun rimborso spese, anzi, non sempre si riesce a comprendere tutto, versa sulle sue ferite olio e vino, elementi in quella società di grande valore economico. Non ha problemi a dare dell'olio suo, che costava sicuramente tanto, del vino che costava, e non chiede nessun rimborso. Anzi, all'albergatore concede poi anche dei soldi se dovesse spendere ancora di più per lui. Il concetto di prossimo è anche interessante, perché molte volte noi pensiamo che il prossimo è colui che ci passa davanti e ha bisogno di noi. Il concetto rivoluzionario di prossimo in questo contesto è la persona che va incontro al fratello che ha una necessità. Non è venuto la persona aggredita dai briganti verso il samaritano. È il samaritano che si fa prossimo, si fa vicino, si avvicina, perché coglie la necessità e il bisogno della persona in difficoltà. Mentre descrivo queste cose, proprio vi invito a pensare a quali settori, su quali settori potreste fare qualcosa, e poi vi dirò anche però come è importante farlo. Ribadisco, il samaritano era un eretico, un escluso dalla comunità ufficiale, dalla comunità religiosa e politica, un deviante, un peccatore pubblico, era una feccia della società, era, come dice Papa Francesco, uno scarto. Ed è interessante come, e lo vediamo quotidianamente, io in carcere lo vedo, molte volte le persone più, come dire, emarginate sono quelle persone che hanno talvolta una sensibilità maggiore di quelle che avrebbero la possibilità di poter fare delle opere positive. E, siccome quando la professoressa Gemma mi invita a gennaio, lo fa anche perché riporto sempre un pensiero pedagogico, che è quello di San Giovanni Bosco, sono andato a ricercare un elemento del volontariato di cui parlava San Giovanni Bosco, e lo faccio raccontando un episodio dal 1 agosto al 21 settembre 1854. Il colera a Torino colpisce circa 2.500 persone e ne morirono circa 1.500. Non so se il paragone in questo periodo ci fa avvicinare a quegli elementi, a quell'episodio. Nell'estate del 1854 scoppia il colera, dove si ammassano gli immigrati a due passi dall'oratorio. Attenzione a non confondere, 1854, gli immigrati non sono gli immigrati di oggi, però, come voi vedete, nella nostra storia c'è sempre un popolo che si sposta. Gli immigrati erano i giovani, le famiglie che dalla campagna, attraverso il periodo della rivoluzione industriale, si spostavano, abbandonavano i campi, il bestiame, e andavano a ricercare la ricchezza nelle fabbriche, nelle nuove fabbriche che venivano impiegate a Torino, nella città. Voi sapete tutte le problematiche, no? Bambini di 8 anni, bambini di 9 anni che lavoravano nelle fabbriche, lavoravano 10, 12, 14 ore al giorno. Ecco, quindi il contesto è un contesto simile per certi aspetti alla nostra società odierna. Cosa succedeva? I casi salivano vertiginosamente, il commercio era bloccato, chiuse le botteghe, fuga, chi riusciva a scappare scappava. Il popolo accusava i medici di somministrare acquetta. Ma qualcosa. Vedete come ritornano alcuni elementi. Somministrare acquetta, una bibita avvelenata per farli morire più in fretta. Il sindaco del tempo, Giovanni Notta, si appella alla città e adotta misure sanitarie. Ma il municipio, il comune, non trova volontari. Perché cosa? Per portare i colerosi nei lazaretti e per assisterli. Anche quelli stipendiati, pure i più coraggiosi, si rifiutano di rischiare la propria vita.
Cosa fa Don Bosco? Balenò alla mente una coraggiosa idea. Impietosito alla vista dell'estremo abbandono in cui si trovavano i colerosi, espose loro lo stato in cui si trovavano. Espresse il vivo desiderio che anche alcuni dei giovani dell'oratorio si impegnassero in quell'opera di misericordia. All'inizio 14 giovani e poi 30 giovani accolgono l'invito di Don Bosco. Ammirando l'eroico slancio, Don Bosco pianse di consolazione e si lanciò nell'opera di aiuto. E poi ci sono dei gesti interessanti che voglio mettere in evidenza. Qualche giorno avevano appena tempo di prendere un boccone di pane e talvolta furono costretti a cibarsene nelle case insieme ai colerosi. Quando trovavano un inferno, in una casa senza niente, che mancasse di lenzuola, coperte o camicie, correvano alla casa di Don Bosco, dalla sua mamma, mamma Margherita, che gli dava subito il materiale. Un giovane corse a raccontare come un povero malato si dimenasse in un giaciglio, senza lenzuola. Si va da mamma Margherita, fruga, non trova più nulla se non una tovaglia da tavola. Corri, prendi questo che non abbiamo più nulla. Un secondo giorno si presenta un altro, chiedendo ancora delle lenzuola. Cosa fa quella donna incomparabile? Va in chiesa e prende una tovaglia dell'altare e dà in elemosina quegli oggetti. Non fu una profanazione, ma un atto di squisita carità, perché quei lini ricopersero le nuda membra di Gesù nella sofferenza. Allora, questo episodio l'ho voluto narrare proprio perché nel corso della storia poi alcune situazioni si ripetono ciclicamente, perché la vita è simile nei corsi e ricorsi storici. Allora volevo partire adesso più in generale su quali idee ci siamo fatti del volontariato. Allora, il mio punto di partenza è questo. Il volontariato, il volontario deve essere un uomo di pace. Su questo dobbiamo avere bene chiaro questo concetto. Gli uomini aggressivi, violenti, ricattatori, violenti anche nelle parole, sono dei volontari un po' particolari. Il volontario è un uomo che è di pace. Tenete conto che abbiamo un concetto anche chiaro, Senza la pace non esiste sviluppo, proprio la pace mondiale. Voi vedete, i popoli in guerra sono i popoli più sottosviluppati, più sfruttati, più in difficoltà anche dal punto di vista dello sviluppo culturale, dello sviluppo tecnologico, dello sviluppo economico. Senza pace non c'è sviluppo, non c'è futuro, e la pace si costruisce attraverso la giustizia. Perché? Perché senza giustizia non ci può essere pace, non ci può essere pace. Allora, nella nostra comunità di detenuti, spero che non mi fraintendiate, però è importante che comprendiamo questo. Abbiamo una comunità di detenuti che vengono in misura alternativa e vengono dalle varie parti del mondo. Molto spesso sento, soprattutto nei marocchini, tunisini, algerini, che sono stati colonizzati dai francesi soprattutto, una dominazione molto dura, sento ancora in loro questa rabbia, questa voglia di, come dire, di vendicare. Se voi leggete la storia delle colonizzazioni capirete anche il perché. Ci sono degli atti veramente, veramente terribili di violenza, di ingiustizia, anche di violenza inutile molte volte. Allora, le situazioni dove non c'è giustizia, dove ci sono delle differenze tra ricchi e poveri, dove la maggior parte delle ricchezze sta in poche persone, non può produrre la pace. Ma voi pensate se qualcuno commettesse un'ingiustizia nei vostri confronti, nei nostri ambienti libertari e democratici, ma scoppierebbe una rivoluzione. Dove non c'è giustizia non ci può essere la pace. È inutile che noi continuiamo a dire ma perché, perché no. Il volontario quindi è uno che lotta per la giustizia. Il primo punto del volontario è proprio quello di far rispettare la giustizia. Il volontario vero lotta per i diritti di tutti. Terzo elemento,
Molto volontariato va fatto con i giovani. Ecco, io su questo Gianfranco, si è bloccato l'audio? Che è successo? Si è bloccato? Credo che ci siano problemi di connessione da parte di Don Gaetano, quindi sicuramente questa immagine fissa dice questo. Ora sicuramente lui è già scollegato, quindi probabilmente si ricollegherà tra poco. Certo, certo. Perché la chat funziona, evidentemente capita che c'è un fermo immagine, vedi? Quindi vedi, adesso si è scollegato, probabilmente adesso lui si accorgerà di essere fuori dalla chat e rientrerà tra poco. Capita spesso così. Certo. Dobbiamo solo attendere un attimo che riprenda il collegamento. Il qualcosa che sta descritto è inventato, che dice se non ti segue sul progetto. Attendiamo un attimo. Adesso non so, Gemma, se sia il caso di chiamarlo Don Gaetano per capire se lui si è accorto di essersi scollegato. Sì, lo chiamo. Non vorrei che stia continuando a parlare. Sì, lo chiamo. Dimmi, sì, ti sento, esalta, sì, ma è il tuo, perché noi abbiamo, sì, prova a rientrare, sì. No, scusa, mi è ripartita la telefonata. No, rientra, Don Gaetano. Sì. Sta provando a rientrare. Sì, Don Gaetano non deve avere più connessione, adesso sta provando a rientrare. Infatti, questo che parte, infatti, è possibile che abbia già finito l'intervento. E Gianfranco, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Non ti vediamo. Il collegamento può ripartire. Sì, grazie. E non so se si era sentito l'ultimo pezzo in cui parlavo dell'attenzione del volontariato ai giovani, no? Gemma? Non ti sento, Gemma, c'è il microfono spento forse.
Sì, scusami, sono io che ho chiuso il microfono. Devi riprendere il concetto del volontariato e dei giovani, Gaetano. Ok, sì. Dunque, vi dicevo prima, proprio una cosa che ritengo importante, che è sicuramente bello che ci siano molti volontari che facciano volontariato con gli anziani, con i bambini, con gli animali, con l'ambiente. Però è importante anche avere un'attenzione maggiore, stare più vicino ai giovani, ai ragazzi, dai 12 ai 17, 18. In questo momento solo voi, Gianfranco e Gemma e tutte le docenti che mi ascoltate, solo la scuola in questo momento ha un contatto educativo con i giovani. Ed è triste, non perché lo faccia la scuola, ma perché lo faccia solo la scuola. I giovani avrebbero bisogno di un'attenzione particolare da parte di tutta la società civile, come è stato fatto anche nel passato con le associazioni, i movimenti, ma, sia laici che cattolici, non era questo. Importante che i ragazzi trovino anche delle motivazioni e degli esempi per potersi impegnare e per non vivere la loro esperienza adolescenziale nella noia. Dicevo, tutti abbiamo visto quell'episodio che è apparso sui social delle due ragazze che litigavano, ma questo avviene, ripeto, ogni sabato purtroppo nelle nostre discoteche. C'è molta aggressività, molta violenza, molta incapacità a dialogare, poca cultura molte volte, capite? Mancano questi elementi. Io parlo del volontariato, parlo dell'esperienza cattolica, gli scout, l'azione cattolica, tutti i movimenti, ma anche i movimenti che prima avevano i partiti, i sindacati. Erano elementi che facevano sì che i giovani venissero formati anche a un dialogo, a un impegno sociale, un impegno politico, eccetera. Ecco perché il volontariato con i giovani andrebbe ripreso, anche con attività che a loro piacciono, quindi la musica, il teatro, la cultura, il cinema, il turismo, eccetera. Un altro elemento importante che voglio mettere in evidenza è tener conto che il volontario, molte volte si dice che il volontariato non deve fare politica. No, il volontariato deve fare politica, probabilmente non deve fare partitica, forse questo sì, nel senso che fare politica vuol dire interessarsi del bene comune, impegnarsi nel sociale, creare una coscienza civile, una coscienza civica, creare delle attenzioni, degli interessi, degli impegni nel sociale. Questa è vera politica. Purtroppo, anche in questi giorni, lo vediamo anche nelle difficoltà di eleggere un Presidente della Repubblica, quanto la politica partitica ancora un po' arranca nei confronti di questi valori. Un altro elemento importante è che il volontariato non può essere beneficenza o assistenzialismo, ma è far prendere coscienza a chi ha bisogno dei loro diritti e dei loro doveri. Il volontariato quindi si fa compagno di viaggio, ma non dei potenti, non dei ricchi, ma di coloro che lottano per i loro diritti. E io devo educare verso l'autonomia. Il povero deve essere portato verso la sua autonomia perché possa da solo difendere i propri diritti. Non lo devo tenere legato a me, perché il tenere legato alle persone che hanno bisogno è un'altra forma di dipendenza. Un vero volontario educa all'autonomia. E quindi è importante anche certe volte trovare come volontariato lo spazio nelle istituzioni, anche se quando noi ci inseriamo in questi contesti anche di collaborazione dobbiamo imparare ad agire con competenza e professionalità. Questo è un elemento fondamentale. Un altro elemento è proprio riscoprire questo nuovo umanesimo, cioè riportare l'uomo al centro, non il business, non l'aspetto economico, non l'aspetto esteriore, l'uomo al centro con i suoi bisogni, i suoi diritti, le sue libertà, l'uguaglianza, la profondità spirituale. Un altro elemento che voglio mettere in evidenza è che il volontario non può essere un violento, come dicevo all'inizio, sia nella pratica che nelle parole. Attenzione che molte volte noi crediamo di non essere violenti perché non mettiamo le mani addosso. C'è una violenza verbale che è ancora molto più pesante. Il volontario è colui che ricerca il dialogo, ricerca la mediazione, è uno che crea relazioni, crea ponti tra le persone e le istituzioni, valorizza le differenze, valorizza le diverse culture,
fa di tutto per rendere protagonista la persona che sta aiutando, non succube o dipendente. E poi il volontario è uno che rifiuta l'indifferenza, perché come è stato detto, il silenzio di fronte all'ingiustizia è complicità. Questa è una cosa che a me lascia, fa sempre molto soffrire quando non siamo in grado di intervenire in situazioni di grande ingiustizia. E il nostro silenzio è complicità. Siamo come gli aguzzini che non aiutano le persone a liberarsi dalle ingiustizie. E quindi il volontariato si dovrebbe muovere, secondo il mio punto di vista, su due binari. Primo, l'intervento immediato sul problema, ma anche cercando le cause che provocano le ingiustizie. E quindi andare anche a operare nei luoghi politici dove queste ingiustizie potrebbero essere risolte. Molto spesso il nostro volontariato è intimistico, è territoriale. Diamo il nostro pacco e abbiamo risolto il problema. Il problema di fondo è perché in una società evoluta come la nostra c'è ancora gente che non ha risolto un diritto fondamentale, che è il cibo, che è l'acqua, che è un'abitazione. Ci dobbiamo chiedere perché, quali sono le cause, e andare a lottare perché questi diritti fondamentali possono essere risolti. Poi importante anche un altro elemento, secondo me mai scoraggiarsi quando si è in pochi, questo lo dico sempre. Purtroppo in un contesto come il nostro, dove molte cose si fanno per interesse, il volontariato perde un po' in unità. Allora, essere pochi non vuol dire essere nel torto. Ci sono delle idealità che sono nate da poche persone, poi si sono sviluppate all'interno della massa. Quindi mai scoraggiarsi quando si è in pochi all'inizio. L'importante è che i valori siano veri valori e che noi siamo coerenti. Un altro elemento importante è il concetto della reciprocità. Guardate, io non so come spiegarvi, molta della mia ricchezza umana me l'hanno data le persone con le quali mi sono fermato a pensare di aiutarli, ma loro hanno aiutato me. Hanno aiutato me a crescere come uomo, come persona spirituale, come persona sensibile, come persona attenta a tutte le persone che avevano delle necessità. Un volontario che non attiva il percorso reciprocità è un volontario da escludere. Uno che crede di dare soltanto perché dai dei soldi, perché dai dei vestiti, perché dai da mangiare. Ma mentre tu dai questo, ti devi mettere al loro livello, ascoltarli, dialogare, parlare con loro, come se fossi un compagno di strada. E non sempre con l'atteggiamento di chi deve insegnare, di chi deve educare, che ti deve dire quello che devi fare. Si cammina insieme in un rapporto paritario. Vorrei concludere questo mio intervento, appunto, come salesiano, pensando a ma che rapporto c'è tra i giovani e il volontariato. Allora, intanto, come possiamo comunicare il valore del volontariato ai giovani? Primo elemento, se noi, quando i giovani si avvicinano alle nostre associazioni, non li rendiamo protagonisti, ma continuiamo noi a fare i presidenti, i vicepresidenti, i segretari, gli amministratori, e a loro far ricoprire solo ruoli molto marginali, loro dopo un po' abbandonano le nostre associazioni. Ed è importante per farli intervenire nelle associazioni fargli trovare ambienti sereni, senza lotte intestine, senza competizioni, senza rivismi, senza diffidenze. Ma voi sapete quante piccolezze ci sono nelle nostre associazioni. Non invogliano i ragazzi a venire in un ambiente che diventa un ambiente piccolo, meschino, dove ci sono piccole lotte intestine fra chi ha il potere e chi non ce l'ha, divisioni interne. Il volontariato è attraente se ha dei valori grandi, ampi, se ha dei valori per cui vale la pena spendere il proprio tempo, la propria vita. E poi un altro elemento, un modo di agire trasparente, limpido, che educa alla legalità e che fa vedere ai giovani che entrano in associazione che noi siamo trasparenti, legali, che noi privilegiamo il merito
ed evitiamo i clientelismi e i nepotismi. C'è necessità, per far entrare i giovani, che i nostri statuti siano flessibili. Non si può dire abbiamo fatto sempre così. L'associazione è nata così e deve rimanere così. Perché i giovani sono quella carica che ci danno quella spinta all'innovazione, al rinnovamento, al metterci in discussione, al verificare. Un altro elemento importante che purtroppo non sempre esiste è la democraticità, ma una vera democraticità, dove non è possibile che un presidente sia per anni il presidente e non ci sia un ricambio. Perché siamo, dico la mia opinione, ma perché non sono d'accordo nel rieleggere Mattarella? Ma perché è umiliante per uno Stato democratico pensare che non esistono in un paese di 60 milioni tante persone di alto profilo, eticamente corrette, impegnate, che possano sostituire una persona che lo ha già fatto da 7 anni? È umiliante solo pensarlo, figuratevi attivarlo. La vera democraticità è quella dove ognuno esprime la propria opinione, esprime il proprio voto, ha la possibilità di essere eletto nelle cariche sociali. E poi una formazione seria, un esempio costante alla gratuità, alla generosità, alla disponibilità, elementi essenziali nel volontariato: gratuità, generosità, disponibilità. Senza questi elementi non si può fare nessun percorso di volontari. E poi creare ambienti gioiosi, ambienti creativi, innovatori, in grado di aprire a forti ideali, a un impegno verso le ingiustizie. Questo attrae i giovani. Dal volontariato i giovani si aspettano di trovare qualcosa di diverso rispetto a un certo modo di fare politica, di fare chiesa, forse di fare scuola, o forse di trovare quello che trovano a livello di stress negli ambienti lavorativi, dove non c'è premialità per chi merita, e molto spesso invece vanno avanti persone incapaci. Ecco, l'invito a noi volontari è questo: se non vogliamo morire come associazioni, dobbiamo aprirci a questo genere di modalità di accoglienza dei giovani. Ecco, io concludo, vorrei dare un po' di spazio anche eventualmente a qualche domanda. Quello che vorrei dire come conclusione è questo: il vero volontario è un volontario che innanzitutto è coerente. Non ci può essere volontario che dice una cosa e ne fa un'altra, che dice come sono le regole e non le rispetta, che ha uno stile di vita etico che non vive lui per primo. Primo, la coerenza. Secondo elemento, il volontario è uno che ha un senso critico e ha il coraggio della denuncia. Ecco perché non ci può essere appartenenza politica partitica, perché quando tu ti allei ad una certa corrente politica poi non puoi denunciare più se ci sono delle ingiustizie. Il volontario deve essere libero. Terzo elemento, il volontario vero è colui che è attento agli ultimi, a coloro che non sono, coloro che non hanno diritti, coloro che non hanno parola, coloro che non possono esprimersi, coloro che sono emarginati dal contesto economico, politico, religioso, sociale, che vivono ai margini della società. Il volontario è colui che dà parola a chi non lo può fare. Quarto elemento, il volontario è uno che sa lavorare, sa fare un lavoro di rete. Non è autoreferenziale, non vale solo la sua associazione. Sa lavorare con i comuni, sa lavorare con la chiesa, sa lavorare con le scuole, sa lavorare con le altre associazioni, perché è nel lavoro di rete che si mettono insieme tutte le risorse, tutte le qualità, tutte le forze. Ecco, penso che, come vi dicevo, questa visione sul volontariato è una visione, troppo idilliaca, però se non partiamo da questi valori, il volontariato non ha nessun senso di esistere, perché riproduce in maniera anche meschina alcuni elementi negativi della nostra società. Ecco, lascerei spazio agli interventi per dialogare insieme. Non è necessario che si facciano domande, mi piacerebbe anche che faceste degli interventi di completamento di quanto io ho detto. Grazie.
Grazie a te, Don Gaetano, grazie a te per la tua relazione. Grazie. E adesso, allora, gli interventi si possono fare in due modi, o prendendo la parola, aprendo il microfono e parlando, oppure se qualcuno non ne ha voglia di parlare, può scrivere nella chat che il fumetto che compare... vedo che c'è già una richiesta di intervento. Alice, sì, prego, prego, prego Alice, apri pure il microfono e fai l'intervento. Buonasera, adesso forse non sono ancora riuscita. No, un attimo. Si sente bene la tua voce. Eccomi, buonasera. Ciao. Piacere, io sono Alice Ghisu, sono una volontaria che opera nel carcere di Busto Arsizio e vabbè, come puoi immaginare in questo momento noi siamo chiusi, o meglio loro sono chiusi e noi siamo chiusi fuori da febbraio 2020, per cui ci siamo un po' inventati. Allora noi in carcere facciamo drammaterapia nell'area trattamentale. Volevo in realtà condividere con chi ci ascolta il concetto che per me è stato molto importante di ultima possibilità facendo volontariato, nel senso che l'ho molto rivista, ecco, qualcosa che mi è rimasto e che mi ha insegnato il volontariato. E soprattutto in questi ambienti che, soprattutto per queste persone, non esiste l'ultima possibilità, nel senso che ne esiste una prima, una seconda, una terza, a volte una quarta e una quinta, e non bisogna farsi scoraggiare se alla prima, ecco, non si ottiene o sembra che non si sia ottenuto un risultato. Questo è un qualcosa che mi ha, a parte averlo provato sul campo, mi ha insegnato molto anche per quello che è la mia vita fuori dal carcere, quindi mi faceva piacere condividerlo e magari sentire la sua opinione. Grazie. Prego, grazie a te Alice. Gemma, cosa facciamo? Aspettiamo una serie di interventi e poi... No, rispondi subito, così sì. Poi scalda un po' l'ambiente. Sì, va benissimo. Intanto quando entro in relazione con i volontari del carcere ho un'affezione particolare, gli altri mi dovranno scusare perché sì, l'intervento che ha fatto Alice, tra parentesi Alice vorrei dirti questo è un altro problema a livello di carcere, che quando abbiamo fatto gli incontri dei cappellani abbiamo messo in evidenza, c'è una eccessiva autoreferenzialità nei direttori delle carceri, perché per esempio nel nostro carcere di Sassari i volontari entrano con le dovute precauzioni, con le dovute attenzioni, ma i volontari entrano perché abbiamo fatto di tutto perché attraverso i vaccini si potesse continuare la vita, quindi con le distanze, le mascherine, eccetera, però la vita deve continuare. Su questo punto spero che siamo tutti d'accordo, perché sennò ci blocchiamo, ma soprattutto si bloccano alcune esperienze di sofferenza e di disagio che senza l'aiuto, per esempio nel vostro caso, del volontariato, hanno grosse deficienze, grosse mancanze. Quindi purtroppo su questo più di questo non posso fare, perché lo abbiamo chiesto anche come cappellani, quindi anche facendolo insieme con una forza, ma purtroppo i direttori, ogni direttore non si vuol prendere la responsabilità, perché li capiamo anche, attenzione, perché comunque se scoppia un'epidemia in un carcere è diverso che se scoppia in una RSA, nel senso che lì subentrano violenze, rivoluzioni, eccetera, quindi capisco anche, però chi ha rischiato ha visto anche che non è successo niente di particolare. Invece, in riferimento al tuo pensiero, credo che ogni operatore del volontariato deve avere questo concetto, che non dovrebbe esistere un'ultima possibilità, ma dovrebbero essercene sempre, perché il volontario è una persona di speranza, è una persona che ha fiducia nella persona umana. Ed è vero che molte volte
alcune persone gli sono state date tante possibilità e alla fine non ne ho sfruttato neanche una. Ma è anche vero il contrario, che ad altre persone sono state date le possibilità e invece ne è venuto fuori da quella situazione. Quindi il volontario pensa alle esperienze positive che ha vissuto, non a quelle negative, ma soprattutto pensa che la persona umana ha la capacità di riflettere, di interiorizzare le esperienze che fa, di cambiare e di migliorare. Quindi su questo punto è quello che fanno anche i docenti, però se un docente dice tu non, da te non ne tireremo fuori mai niente, è una sconfitta per il docente e per lo studente. Dobbiamo sempre cercare di capire quale strategia utilizzare per far sì che quella persona venga inserita nel contesto della classe, nella scuola, nella cultura che noi proponiamo. Grazie, Alice. Se ci sono altri interventi, la modalità ribadisco. Sì, prego, prego. Beh, certo. Io E sono colgo Graziella. l'occasione per salutarti, Graziella, e non l'ho Grazie, voluto fare prima. Franco, saluto Ciao. a te. E Don Gaetano mi hai riconosciuto, sì, Don Gaetano. Sì, adesso sì, prima no, perché sei piccolina, piccolina in questa foto, ma adesso la Piccolina, piccolina. voce. Ciao, Graziella, Allora, io una volevo dire grande la mia esperienza. insegnante. No, no, volevo dire la mia esperienza. Io da quando sono andata in pensione faccio parte di un'associazione che si occupa praticamente di bambini. Entriamo nelle comunità, in particolare la comunità Rifugio Gesù Bambino, e noi ci occupiamo dei minori che sono, diciamo, ospiti di queste comunità. Per cui mi sono ritrovata quasi in tutto ciò che tu, Don Gaetano, hai detto. Però ho fatto molto tesoro di tante altre cose che mi sono, diciamo, che mi sono, tra virgolette, sfuggite, per cui d'ora in avanti spero di fare meglio, insomma. Purtroppo in questo momento, come ha detto Alice, siamo un po' bloccati perché entrare in una comunità dove bambini che vanno a scuola, sì, siamo tutti vaccinati, è vero, però loro stanno attenti, preferiscono che non entriamo. Altrimenti faremo molte cose, facevamo molte cose prima occupandoci dei bambini, li accompagnavamo, che ne so, a prendere una pizza, a prendere un gelato o al mare oppure a fare una passeggiata o anche nelle nostre case, un fine settimana in famiglia. Insomma, queste cose qui, per cui insomma, siamo molto apprezzati, tra virgolette, adesso non è che voglio vantare la mia associazione si chiama Non abbiate paura, la frase di Giovanni Paolo II. E siamo un bel gruppo di persone nel quale adesso abbiamo inserito anche giovani, ragazze molto giovani, addirittura di 22 anni, che hanno molta voglia di collaborare, di aiutare questi ragazzi. Quindi ecco, in poche parole, credo di avervi detto tutto, non voglio togliere spazio agli altri e ho voluto presentare la mia associazione perché è molto importante che sia conosciuta. Ecco, grazie. Se vuoi dire qualcosa, Don Gaetano, è il nostro favore, ci piace. Sì, no, no, più che a vostro favore, secondo me, hai messo in evidenza quanto dicevo nell'impegno del volontariato verso i giovani che sono anche i bambini delle comunità, e cioè far percepire loro, far fare loro delle esperienze diverse, perché noi gestiamo delle comunità per minori da 20 anni. Però anche noi, adesso in questo momento, appunto col Covid, siamo bloccati anche noi su questo. Però far fare ai ragazzi, ai bambini, esperienze di vita familiare, diciamo normale, perché poi nessuna famiglia è normale, lo sappiamo molto bene, ogni famiglia ha i suoi problemi. Però un conto è la comunità, un conto è la vita familiare, dove poi loro, anche le piccole cose, l'accovacciarsi in un divano, avere contatti con un gatto, con un cane, giocare con i figli della famiglia,
elementi che sono naturali, sono semplici, apparentemente sono banali, per loro che non li vivono direttamente hanno un senso e gli fanno anche comprendere che le famiglie non sono tutte come purtroppo sono state le loro, talvolta con molti disagi, ma anche con molta sofferenza, perché non si giudicano mai le famiglie di questi bambini. Purtroppo il disagio e la fatica di vivere è un problema per tutti. Però voglio dirvi, è molto importante dedicare del tempo ai bambini, perché quel tempo che dedichiamo loro ce lo ritroveremo fra tanti anni con dei gesti di affetto, di amore, di bontà che loro incamerano e acquisiscono. E ogni gesto di amore dà speranza, dà fiducia, che sono gli elementi che sono essenziali per la formazione di bambini che purtroppo vivono in contesti che non sono quelli naturali di una famiglia, ma di una comunità. Quindi sicuramente sono delle esperienze molto belle, Graziella, e sarebbe bello che ognuno trovasse. Poi, se dovessimo ragionare, ti dico che un elemento, un'associazione di volontariato che lavorasse sugli affidi sarebbe un'associazione meravigliosa, perché le comunità dovrebbero esistere nell'idea del legislatore solo per periodi molto brevi, per poi poter arrivare all'affido. Ma l'affido in Italia non funziona per un insieme di motivi, ecco, non è questa la giornata, ma l'idea fondamentale sarebbe proprio far vivere i bambini in una famiglia normale, naturale. Grazie, Graziella. Grazie a te. Altri interventi? Ricordo sempre che si può utilizzare la chat. Posso parlare un attimino io se sono Certo. interventi, una domanda, perché è una domanda a Don Gaetano, un po' riflettendo anche su una cosa che ha detto, tra le tante interessantissime. Cioè, la chiacchierata porterebbe veramente a parlare tantissime cose, perché poi ci sono tanti stimoli sulla figura del volontario, sul volontariato, sull'idea del volontario, ecco, il volontario uomo di pace, eccetera, eccetera. Però uno stimolo ce l'ha dato quando ci ha detto, ma forse il contatto educativo oggi. Forse il ruolo della scuola è fondamentale nel contatto educativo. Forse ce l'avete solo voi, ci ha detto Don Gaetano. E riflettevo proprio su questo aspetto che è veramente preoccupante. Poi è preoccupante non per la scuola, un po' per come si sta evolvendo la nostra società. Quindi c'è anche la scuola nella società, c'è il volontariato, ci sono i volontari, c'è tutto l'universo nella società, c'è la chiesa, c'è le agenzie educative, come vengono. Solo che fondamentalmente l'esperienza di un giovane, ecco, perché poi alla fine noi a scuola stiamo a contatto con i bisogni dei giovani, che sono bisogni di istruzione, a volte purtroppo anche prevalenti rispetto a quei bisogni educativi. Ecco. Dico che il bisogno di istruzione è purtroppo prevalente, magari è brutto dirlo, però la scuola dovrebbe ricordarsi anche che deve rispondere anche a bisogni educativi, certo, non è solo la sua prima missione, però è anche la missione educativa importante per la scuola. Lo dico proprio perché ho diretto una scuola elementare, una scuola dell'infanzia e ora dirigo una scuola superiore. Però per un giovane, l'esperienza di un giovane qualche anno fa, o più di qualche anno fa, la nostra esperienza 30-40 anni fa, che quella di Don Gaetano, ormai ci possiamo considerare quasi coetanei con Gemma. Più va avanti con gli anni, poi le differenze di età, però noi vivevamo delle esperienze di socializzazione ricche, poi positive, negative, però erano quelle della famiglia.
l'esperienza della parrocchia qui in Italia, ci possiamo considerare, diciamo, lo eravamo sicuramente 40 anni fa, assolutamente la maggioranza cattolica e lo siamo ancora, no? La parrocchia, voglio dire, l'esperienza dei giovani era un'esperienza comunque presente, importante per tutti i giovani, per tutti i ragazzi. Poi c'era la scuola, naturalmente, ma ce n'era anche un'altra che era la strada, cioè erano quattro le esperienze di socializzazione, fondamentalmente la famiglia, la parrocchia, la scuola e la strada. Per quello che è la mia impressione, anche vivendola sui ragazzi, ma anche su mio figlio, sui miei figli, chi ne ha, e anche i ragazzi che ci stanno ascoltando oggi, è importante che riflettano per se stessi, i genitori, per le proprie famiglie. Stiamo parlando, hanno la telecamera spenta, però le nostre parole stanno arrivando ai ragazzi di 14, 15, 16 anni, 17 anni. Diciamo che la strada in molti casi e in molte realtà, sicuramente quella cittadina o quella cosiddetta metropolitana, lo è un po' per Sassari, forse un po' meno per chi viene dai paesi più piccoli, la strada sta scomparendo completamente. Le parrocchie, il polso ce l'avete più voi, Don Gaetano, ma non se la passano meglio, nel senso che un calo di iscritti ce l'avete anche voi, mi sembra di capire, nelle parrocchie, ho a impressione. Soprattutto se mi ricordo quando il catechismo di San Donato di 40 anni fa, dove Don Bargiu doveva organizzare quattro turni di catechismo per fare il catechismo a tutti i bambini. Cioè era una cosa impossibile da organizzare. Perché... E dopodiché la famiglia, e qui, vabbè, ognuno avrà la sua impressione anche su quello che è il ruolo educativo della famiglia oggi, che in larga parte, diciamo, si sta un pochino indebolendo. Dopodiché rimane quella scuola obbligatoria fino ai 16 anni, che in effetti ha ragione Don Gaetano, cioè purtroppo, ma per fortuna, rimane ancora quel luogo di incontro dei giovani, dove ecco perché io ritengo che oltre alla missione di istruire i giovani dobbiamo in qualche maniera fare, forse perché siamo gli unici sul campo presenti ogni mattina, avere ben chiaro anche qual è la nostra missione civile, educativa. Ed è per questo che la sofferenza dei giovani che si sta manifestando in questo periodo di pandemia è proprio perché venendo a mancare la scuola per molti ragazzi è venuta a mancare anche l'ultima, unica esperienza di socializzazione che molti ragazzi hanno in questi ultimi anni. Perché è così? Perché i ragazzi appunto hanno le altre esperienze, si sono impoverite, addirittura sono scomparse. Il ruolo del volontariato, per ritornare a questo, secondo me in questo caso è molto importante ed è proprio quella la funzione di riaprire quei canali socializzanti di comunicazione per i ragazzi che si stanno impoverendo, che non vanno oltre la scuola, dove comunque gli insegnanti anche devono insegnare, cioè nel senso che hanno il compito anche di insegnare, di istruire in senso stretto. Però il volontariato in questo caso è quella dimensione, penso per esempio alle parrocchie, agli oratori, ai boy scout, a quelle esperienze di socializzazione che portano i ragazzi a contatto con la natura, ma anche a conoscere. Il volontariato che poi anche il volontariato sportivo, quelle esperienze di socializzanti che fanno nelle società sportive, diciamo è una cosa fondamentale, forse l'unica maniera di ricostruire quel tessuto sociale che si sta veramente che ormai appunto è colonizzato dalla comunicazione con mediata dai cellulari, dai telefonini, dai social e dalle chat, perché poi alla fine è quello, cioè molti ragazzi
c'è il rischio che si rinchiudano in una solitudine, come sta accadendo anche nel periodo della DAD o della pandemia, in una solitudine che per alcuni può risultare veramente anche dolorosa e dalla quale non hanno la forza di uscire. Quindi questa è un po' la situazione, quella che è un po' la mia paura, la paura di tanti, ecco, che bisognerebbe forse ripensare pian piano in questi anni e per il futuro anche quello che è il ruolo della scuola in questo nuovo scenario, che forse è stato messo a nudo definitivamente senza alibi dalla pandemia. Però la pandemia ha svelato qualcosa che stava già covando, ecco, sotto la cenere, secondo me. Non so cosa ne pensi tu, Gaetano, però le sfide sono ardue, non ci sottraiamo, però ci vuole veramente. Bisogna trovare appoggio, energie, non lo so. Sì, ho perso un po' la telecamera, mi sentite? Se ti sentiamo e ti vediamo, ma ancora ti vediamo bene, Ah, sì. ok, no, l'ho persa io qua. Sì, dunque, Gianfranco, intanto quello che dicevi è molto interessante e dovremmo riflettere sicuramente un po' tutti. Hai fatto bene a ribadirlo, quando io dicevo purtroppo per la scuola non era il riferimento alla scuola. In riferimento al fatto che siano scomparse tutte le altre agenzie educative, perché comunque erano importanti, perché insieme si educava, ma anche adesso è importante il riprendere in mano questa situazione di lavorare insieme, perché tutti siamo importanti, non esiste un'agenzia unica ed è per questo che è problematico. Quando si lascia tutto a un'agenzia, si perdono tutte quelle ricchezze che le altre agenzie promuovevano. Io credo che ci sia un problema di fondo. Da una parte, si è perso veramente. Io ho 60 anni, il 68 non l'ho vissuto pienamente, ma ho vissuto l'ondata del 68. Avevamo un concetto di comunità e di società molto più sviluppata. Oggi si va sempre di più, ma gli adulti, non i giovani, attenzione, perché il volontariato manca da parte degli adulti. Si va verso una forma di individualismo. È importante la mia realizzazione, è importante il mio star bene, è importante il mio narcisismo, è importante tutto ciò che riguarda la persona. E questo è fortemente negativo, perché non riusciamo più a comprendere quello che dicevo all'inizio, a riprendere in mano un concetto di comunità, di società, dove i problemi degli altri sono anche i miei problemi. E quando gli altri non hanno i diritti che ho io, anche io in fondo mi impoverisco. È un concetto che purtroppo è saltato nel nostro contesto societario, per cui ha portato anche ad una eliminazione di molte forme di volontariato, oltre quelle cause di cui parlavo prima, cioè il fatto che non c'è sempre un'apertura, un'accoglienza, una democraticità, dei valori che entusiasmino. È chiaro. Quindi voglio dire, bisogna analizzare i cambi sociali, i cambi culturali e cercare di capire come rimotivare gli adulti e i giovani verso un concetto di società dove tutti siamo coinvolti, tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri, tutti ci arricchiamo se tutti stiamo bene e tutti soffriamo se qualcuno non sta bene. È un principio questo di umanità fondamentale. Quando manca questo aspetto, purtroppo si va verso una società egoista, una società individualista, una società aggressiva. Una società che empaticamente non percepisce la sofferenza dell'altro, l'aggressività in fondo è questo. Se voi notate il video delle due ragazze, quelli che filmano, non c'è nessuna empatia, non c'è nessuna empatia, non riesco a mettermi nei panni dell'altro per capire cosa sta provando. Esiste solo il mio io, il desiderio di prevalere anche aggressivamente, per mettere in evidenza un po' diciamo, i miei diritti, quello che io penso che siano i miei diritti.
Ecco, questo è un sistema che dovrebbe essere cambiato anche a livello culturale. La scuola questo secondo me lo può fare perché ha i ragazzi. Siamo noi, come dicevi tu prima, anche come chiesa, come società civile, che non ha più questa forza. Io penso che paradossalmente, devo dirti che vedo più aperti i miei confratelli di 40 anni fa che i sacerdoti odierni. Sono troppo chiusi. Secondo me, ma è una critica affettuosa che faccio, non è, sono chiusi molto verso una visione liturgica, di preghiera, di catechesi all'interno della parrocchia. Non c'è un'apertura al sociale, all'umanità. Papa Francesco ci invita sempre a uscire dalle sacrestie e andare incontro all'umanità, a coloro che non credono, a coloro che hanno bisogno. Perché il credente è colui che dialoga, non è colui che si chiude. E dice io sono bravo, io sono meraviglioso e degli altri non mi interessa. Ecco, invece un'altra cosa, un altro elemento invece a cui io tengo molto è le reazioni degli di alcuni educatori e di alcuni non educatori, dobbiamo punire di più. Io continuo a dire che non servono le punizioni, servono momenti di riflessione. Cioè alle due ragazze è inutile che tu le condanni e le punisci, bisogna farli trovare, faccio un esempio così ci capiamo. Mandate per 2 mesi in comunità da me e gli faccio fare un'esperienza con i detenuti, dormono lì, tanto abbiamo anche delle educatrici donne, quindi vanno benissimo, stanno con loro, aiutano in campagna, curano gli animali con loro, pranzano con loro, per 2 mesi lontano dalla loro famiglia, in modo da fargli apprezzare la famiglia, fargli apprezzare quello che avevano prima, capire che c'è sofferenza in giro, capire anche dove puoi arrivare se esageri nell'illegalità. Ecco, questi sono percorsi educativi e rieducativi. Parlare sempre di punizioni non serve a niente. Esempio, in America c'è la pena di morte, ma con la pena di morte non è che i reati sono inferiori. Ecco, questo è il mio punto di vista. Grazie. C'è qualcun altro? Posso fare un altro intervento? Prego. No, volevo più che altro condividere quella che era la mia difficoltà quando ero più giovane. Ormai io, vabbè, sono fuori dalla scuola superiore da 10 anni, però la mia impressione quando ero una liceale e avevo il desiderio di fare volontariato, il mio pensiero era proprio io che di fatto non ho nessuna qualifica, non so fare niente. Le vedevo anche le stesse associazioni come entità astratta a cui non riuscire ad avvicinarsi. E quello che vorrei dire ai ragazzi che sono all'ascolto è che veramente interessatevi e cercate perché ci sono tantissime persone che non fanno rumore, ecco, perché magari agiscono più anche nel silenzio delle buone intenzioni, ma c'è veramente un posto per tutti e ciascuno veramente può fare la differenza. Ho seguito veramente attività in cui c'eravamo solo io e un ex detenuto, eravamo in due. Ha fatto la differenza, eppure eravamo in due. Ecco, e questo per dire che ci sono veramente tantissime attività in cui ciascuno può portare il proprio contributo per ciò che è. Quindi da giovani non fatevi scoraggiare, ma chiedete. Io avevo anche il timore di chiedere, niente, quindi magari c'è qualcuno che ha questo timore, non abbiatelo perché ognuno veramente può fa la differenza col proprio contributo. Ecco, questo per spezzare una lancia nei confronti dei giovani che magari si dice spesso, no? Li si critica anche giustamente, però ecco, magari c'è anche questa sensazione di sentirsi poco importanti e poco parte di una società. Davvero ci sono tantissime realtà. Adesso in questo periodo di pandemia c'è tutto anche fuori dal carcere, le persone prima o poi escono dal carcere, faccio un esempio, e il loro percorso di vita continua e forse è anche più difficoltoso addirittura che dentro. Ci sono veramente tantissime realtà che potete esplorare e in cui cercate quella più a vostra dimensione. Ecco, solo questo messaggio. Grazie È Alice. molto bello quello che hai detto. È un'idea che tanto qui dichiarare le idee non costa nulla e i sogni No, beh, possono anche
realizzarsi. Nelle scuole superiori sappiamo tutti che c'è, che ci sono l'alternanza scuola-lavoro. Una cosa, una proposta politica, un comitato che si costituisce, perché anziché rendere obbligatori stage formativi, tirocini presso le aziende, non si rendono obbligatorie nella scuola superiore delle esperienze di volontariato? Cioè, perché la scuola, anziché venire utilizzata come anticamera del che è giusto che lo sia a livello di orientamento, di avviamento, ma ci sono anche sistemi, Gaetano li conosce bene, che funzionano molto bene, no? Anche in questo caso di avviamento professionale, eccetera, eccetera. Perché un ministro illuminato del nostro governo non gli viene in testa di rendere obbligatorie le 200 ore di volontariato nel triennio, cioè di finalizzare lo sforzo delle scuole a creare quei collegamenti, no? Quelle convenzioni col mondo del volontariato per consentire ai ragazzi di fare, come dice Alice, delle esperienze umane, civili, che rompano anche quell'idea egoistica di cui stavi parlando. Cioè, c'è tanto bisogno che gli adulti imparino a non essere egoisti, e c'è tanto bisogno che i giovani non imparino queste cose dagli adulti, cioè che loro invece vivano esperienze di dedizione verso le persone che hanno bisogno, le vivano, proprio perché, come dice Gaetano, possono essere anche per molti di loro, possono essere delle opportunità per scoprire delle cose che non avevano capito, anche per mettersi in discussione, voglio dire. E questa cosa invece rimane, quindi sembra che appunto la scuola sia presa come una anticamera delle aziende, ma io penso che spendere del tempo nelle scuole superiori, diciamo, in questo caso, quando i ragazzi, diciamo, hanno opportunità, idee anche per orientarsi su questi argomenti, abbiano anche altri luoghi, altri spazi, anche altre opportunità, ma perché non pensare di incardinarlo nella scuola, un discorso del genere? Facciamo una petizione, Gemma, cosa ne dici? Iniziamo a... Direi che può essere una buona idea, direi che può essere una buona idea. L'incontro di stasera può nascere una petizione per la scuola. Trasformiamo il percorso per le competenze, sono proprio quelle le competenze trasversali, no? Sono le esperienze che i ragazzi possono fare nel volontariato, voglio dire. Certo. Dunque, io sono pienamente d'accordo con quello che dici, anche se anche l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro mi sembra anche molto importante, a prescindere da quanto è successo ultimamente, purtroppo il caso della morte del ragazzo. Non bisogna partire da alcune disgrazie. No, quella è una disgrazia, purtroppo. Esatto. In generale, al fatto che si pensa all'alternanza scuola-lavoro, ma non si pensa al fatto che questi ragazzi probabilmente... Esatto. Di loro non hanno avuto un'esperienza nel mondo del volontariato, sarebbe esattamente detto. No, infatti quello che volevo confermare, Gianfranco, quello che dici, che sarebbe molto interessante anche avere questo tipo di esperienza, perché mentre quella è professionale, però noi sappiamo che la professionalità senza alcune competenze trasversali, che sono le competenze anche di tipo valoriale, molto spesso non bastano, perché uno può essere un perfetto ingegnere, ma se non ha la capacità relazionale, comunicativa, se non ha la capacità di saper essere empatico, eccetera, non gli serve molto, diventa molte volte lo dicono, ma lei è laureato, ma è meglio e peggio di un pastore, capita a tutti noi che ce lo dicano quando sbagliamo. Mi permetti solo di dire una cosa, quanto diceva Alice sulla impreparazione, e poi ci avviamo verso la conclusione, così lasciamo libere le persone. C'è un libro che è uscito da poco di Mario Muggiolu, che è un docente alle industriali di Sassari, che racconta la sua esperienza di volontariato. Si chiama I miei due spiccioli. Mi piace perché, mi rivolgo ad Alice perché è interessante,
Molte volte i ragazzi non entrano nell'associazione di volontariato perché pensano di non essere preparati, di non essere adeguati, di non essere all'altezza. E Mario Muggiolo invece dice che i tuoi due spiccioli, fa riferimento anche lui all'episodio della vecchietta del Vangelo che mette proprio due spicciolini insignificanti per gli altri, ma per lei erano tutto quello che aveva, no? Quindi il senso che il dono non è il superfluo, molte volte il dono è qualcosa che per te è importante, allora diventa vero dono. Allora dice, ci sono tre possibilità di inserirsi nel volontariato per dare i tuoi due spiccioli. Primo, dedicare del tempo, quindi non sai fare niente, ma anche entrare in un mondo di volontariato dove tu stai con le persone, ci chiacchieri, li ascolti, li valorizzi. Già questa è un dono del tuo tempo fondamentale. Poi puoi mettere a disposizione degli hobby che tu sai fare, sai suonare la chitarra, sai recitare, sai disegnare, li metti a disposizione in quella forma. Terzo elemento, sei un professionista, intervieni con l'associazione di volontariato dedicando una parte del tuo tempo a quella tua attività che è per te un lavoro, ma che per un'associazione seria chiaramente, no? Puoi aiutarla a, come dire, a livello di professionista, non so, l'associazione deve fare una ristrutturazione, un ingegnere, un architetto dedica del suo tempo per fare un piccolo progetto e lo regala gratuitamente. Ho fatto un esempio per capirci, un medico può dedicare parte del suo tempo, un docente può dedicare parte del suo tempo per delle ripetizioni. Ecco, il terzo elemento della professionalità fa sì che ogni persona può dare anche un piccolo suo contributo, che per le associazioni e per la persona diventa un grande contributo. Gaetano, io volevo farti una domanda. Sì, Perché mi hai molto sollecitato sempre sul rapporto tra volontariato e giovani. Allora, tu hai detto giustamente che spesso nelle associazioni di volontariato i giovani sono tenuti un po' ai margini, nei posti di comando ci sono, tra virgolette, gli anziani. Adesso ti chiedo, e te lo chiedo proprio come curiosità mia. Forse i giovani potrebbero riconquistare i loro spazi anche di autonomia se, piuttosto che fondare associazioni di volontariato, fondassero delle cooperative non profit in cui, diciamo, offrire il loro, lavoro, soprattutto il servizio sociale, coprire anche delle carenze che ci sono, penso all'assistenza agli anziani, basta solo, ecco, quello di cui parlavi, dialogare, no? Dialogare con un anziano che è rimasto completamente rinchiuso in casa perché magari è disabile. Ecco, allora mi chiedevo, sarebbe snaturare il concetto di volontariato o spingere i giovani verso queste forme di cooperative non profit, secondo te? no. Allora, ti ringrazio di questa domanda molto stimolante, proprio perché io sono un volontario e lavoro nell'associazione, però noi abbiamo fondato due cooperative. Perché? Perché anche dare lavoro ai giovani è un Esatto. servizio di grande qualità umana, perché il lavoro sembra una banalità, nobilita l'uomo, ma gli dà dignità, gli dà libertà. Allora, come siamo nati noi? Perché ti faccio proprio questo passaggio che, per esempio, Gianfranco comprende molto bene perché anche lui ha fatto l'esperienza della parrocchia. Dall'esperienza dell'oratorio del Latte Dolce, molti ragazzi hanno fatto esperienza di volontariato nell'animazione con i giovani. Perché Don Bosco ha avuto questa bellissima idea. I più grandi diventavano animatori dei più piccoli. Ma questo lo faceva l'Azione Cattolica, lo fanno gli scout, cioè è un progetto molto interessante che rende protagonisti veramente i ragazzi, li rende responsabili, gli fa fare delle esperienze, sbaglieranno sicuramente, però li aiuta. Dopo aver fatto tanti anni di esperienza di volontariato all'oratorio, ci siamo chiesti: ma possiamo valorizzare questa esperienza di volontariato in un'attività sociale dove noi possiamo ricavarne il giusto per vivere? Perché gli stipendi delle cooperative, Gemma, sono sempre stipendi molto normali, 1.200, 1.300, 1.400, poi dipende dal tipo di funzione. Quindi non è che tu fai speculazione.
Però tu capisci che avere un socio volontario di una cooperativa che lavora con i minori, che ha fatto un'esperienza di volontariato, è molto diverso perché lui lavora, lei o lui lavorano con passione. Non si fermano all'orario stabilito e se ne vanno. Non hanno problemi. Innanzitutto perché la cooperativa è loro. Innanzitutto perché non c'è, attenzione, quando la cooperativa è seria, quando ci sono delle false cooperative dove una persona è il presidente a vita e fa il datore di lavoro, il padrone, allora non ci siamo. Ma se la cooperativa è loro, democraticamente, e decidono loro chi è il presidente, chi è il direttivo, decidono le ore di lavoro, sono loro che gestiscono. Ecco perché quello che dice è importantissimo. Dalla onlus associativa, dall'associazione, si può passare a una onlus come cooperativa, dove non c'è fine di lucro, ma si fa un servizio molto importante alla società. È chiaro che quello che volevo specificare era questo. Ai giovani puoi chiedere, a chi non ha lavoro, puoi chiedere, come dicevo prima, alcune ore del proprio tempo libero, perché poi devono anche pensare alla loro vita, alla loro professione, alla realizzazione della loro famiglia. Quindi il volontariato puro è un volontariato che per chi non lavora deve essere purtroppo un'attività residua del proprio tempo, perché poi ma lo è anche in chi lavora perché poi può dare poco tempo. Invece le persone adulte, chi è in pensione, eccetera, può dedicare molto più tempo perché anche l'aspetto della vita quotidiana è importante. Però ti ringrazio di questa domanda perché dovremmo stimolare i giovani a far sì che, partendo dalle loro aspirazioni, dalle loro qualità, i loro interessi, possano realizzarsi veramente queste forme cooperative che ti consentono di vivere e ti consentono di fare ciò che ti piace. Grazie. Che dici Gianfranco? Forse non vedo altri Sì, volontari. interviene. C'è qualcuno che ha aperto il microfono. Lebron James la dà subito come una bestia, come io penso che vincere i team della Commissione Olimpiadi. C'è qualcuno che vuole intervenire, però c'è purtroppo Scrivere sulla chat se ci sono problemi di audio, potete scrivere il vostro intervento sulla chat. ho provato a riaprire il microfono, se non fa quel rumoraccio. Si dice a scuola c'è qualche volontario che vuole intervenire? È stato aperto un microfono. Sì, in questo momento sì. Non so, nel frattempo io ho che qualcuno magari voglia concludere anche con un intervento, con una domanda, un incontro. Inizio a ricopiare l'indirizzo nella chat, facendo clic sull'indirizzo internet, potete segnare la vostra presenza all'incontro stasera. Questo per gli studenti, naturalmente, le studentesse. Gli studenti della nostra scuola. Questi sono gli indirizzi, quindi potete già segnare la vostra presenza. Niente, quindi possiamo concludere l'incontro di stasera ringraziando Don Gaetano che comunque anche stasera ci ha dato l'opportunità di condividere delle cose importanti, delle cose degli argomenti anche stimolanti da questo punto di vista, che ci invitano a una maggiore attenzione in generale, anche fare, diciamo, dirlo ai giovani è sempre molto importante. E quindi ringrazio Gemma, ringrazio gli ospiti stasera, Mi grazie scusi. a tutti. Ah, ecco, c'è un intervento, prego. Vuoi fare la domanda? Roma. Mi dice che il link non è più. Ah, ecco, sì, mi
mi dovete scusare, dovete avere un attimo di pazienza, perché il link mi sono accorto adesso che non è stato bloccato, non fa segnare le presenze, datemi 2 minuti di tempo e lo riattivo. Nel frattempo, se volete fare delle domande, questi 2 minuti ci potranno magari servire per questo. Altrimenti attendete in chat e fra 2 minuti cerco di rimettere il link giusto. Il modulo non accetta risposte, in effetti. Adesso lo correggiamo. Posso? Sì, sì, intervenite. Sì, prego, prego. Sì, Daniele. Sì, sì, sì. Benissimo, prego Daniele. Una domanda che mi veniva prima, mi sembrava che fosse quasi banale, però forse può essere, o meglio, vediamo, dai, io la faccio. Poi i giudizi li lascio a dopo. Da quello che si diceva prima, sembra che quasi non sia più l'epoca del volontariato, come se gli ideali che hanno caratterizzato i giovani dei tempi passati ora non siano più validi e sia una società completamente individualistica, completamente chiusa in se stessa, sin dalla... Ma io penso sì, dalla protezione che i genitori danno ai figli da piccoli e tutte queste cose. Mi chiedo se sia un atteggiamento troppo cupo, se questa mia visione sia troppo cupa. Immagino di sì. Quali germi si possono vedere di positivo e di slancio in questo momento che viviamo? Sì. Non so se la domanda è stata chiara, Don Gaetano. Sì, Daniele, ma cosa sei, docente tu? Sì, sono uno studente esperto. Ogni volta arrivo in quinta e poi mi rimandano in prima. No, è un prof, il retrocesso. No, Daniele, no, ti ho fatto questa domanda perché sia tu che la professoressa Gemma e tutti i docenti che sono in ascolto possono confermarmi che non sono i giovani sono ancora molto sensibili quando gli vengono fatte delle proposte che comunque hanno un significato, hanno dei valori, hanno delle spinte valoriali che entusiasmano, infiammano, no? Il problema secondo me siamo noi adulti che abbiamo perso un po' questa, come dire, questa visione anche un po' più utopistica, ma non utopistica nel senso negativo, cioè la voglia di sognare, la voglia di vederci comunità, la voglia di vederci società, è un po' calata negli adulti. I ragazzi a scuola, voi li vedete, basta che gli proponete qualcosa di interessante, si affascinano, si entusiasmano facilmente. Poi non trovano, secondo me, un aggancio. Ecco, prima cosa succedeva? Che tu li entusiasmavi e loro avevano le parrocchie, avevano le famiglie, avevano delle esperienze in cui inserirsi. Oggi noi adulti abbiamo poche proposte, proprio perché ci siamo anche noi isolati nel nostro individualismo. Quindi, almeno nella mia esperienza con i ragazzi, ti dico che i ragazzi, quando tu li entusiasmi, loro ti seguono, però devono essere, come dicevo prima, esperienze veramente di valore, veramente di qualità, perché se no non ne vale la pena. Io farei un'autocritica su noi adulti, che dal 68 in poi ci siamo un po' inariditi, e lo vediamo anche nel nuovo umanesimo. Cioè, quello che dicevo io, sentire la società, una famiglia, sentirci in relazione gli uni con gli altri, soffrire dei non diritti degli altri, non è comune a tutti, ma lo dico purtroppo e lo dico con sofferenza. Il nostro lavoro innanzitutto è riprendere in mano questa sensibilità, ma i giovani io li vedo sempre molto attenti e assetati. Se io quando parlo ai giovani, loro ti ascoltano proprio con interesse. Devi dire delle cose chiaramente che loro li appassionano, ecco questo. Non so se ho risposto, Daniele. Certo, grazie. Niente.
Sì, piano piano anche gli studenti stanno segnando la presenza e stanno, diciamo, abbandonando la stanza, lasciando la stanza, scollegandosi. Quindi direi che a questo punto possiamo chiudere l'incontro di stasera, salutarci e alla prossima. Grazie a tutti voi. Grazie, grazie mille. Grazie, buona serata. Buona serata, grazie. Stanno salutando in chat, grazie, grazie a tutti. Gemma, il prossimo incontro quando sarà? Il 25 febbraio, dai, adesso vi fate gli scrutini.